storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Bombe inferocite stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando il centro. Era venuto, aveva il volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Mamma mia! Signori, bentornati in una nuova serie. Intanto vi ringrazio per tutto il supporto che avete lasciato nella serie di Resident Evil 2 ed è per questo che iniziamo subito Resident Evil 3. Minchia raga, intanto avevo una voglia di giocarlo che voi tipo non potete immaginare. Mi avevate pure chiesto se avessi fatto il sempre Resident Evil 2 con Claire. Io l'ho provato onestamente a giocare un po' con Claire, cambiasi qualcosa, però alla fin fine la storia è quella. Semplicemente Claire nel suo tragitto incontra una bambina, insomma non lo so, da una parte non mi andava tanto di farlo, avevo troppa voglia di iniziare il 3. Allora, intanto dovremmo essere, io di questo gioco non mi sono spoilerato niente se non... proprio qualcosina, almeno la fase iniziale, soltanto per vedere un pochino com'è. E già, mi piace un sacco. Intanto siamo in prima persona e siamo nei panni di Jill Valentine. L'unica cosa che devo fare io è regolare un po' l'audio. Dovremmo esserci. Allora, intanto guardiamoci bene intorno. Vediamo cosa troviamo. Perché ci siamo svegliati in una... Guarda quanto è cupo sto posto. Ah, posso guardare fuori? Ah, puoi chiudere. Minchia, meno male che fa un casino incredibile. Televisione che non funziona. Fuori piove, c'è il bordello, abbiamo delle gnocche appese, telefono non posso usarlo, non posso interagire con niente, quindi andiamo avanti. Oh, che cazzo, oddio, ma questa è Annette. Minchia, non so se è ambientato dopo Resident Evil 2, o durante o prima, questo non lo so purtroppo. Siamo sempre a Raccoon City, questo è il palazzo dell'ombrella, questo è il virus, che schifi, che... Oddio, mi sono cagato, sono io. C'è la porta del cesso. Qualcuno ha lasciato la porta del cesso aperta. Ehi. Attenzione, guarda che movimento incredibile. Guarda come mi svolazzano i capelli. Mamma mia, sono una gnocca. Chiudiamo l'acqua. Io perdo, ma cos'è, il ciclo dagli occhi. Ah, dal naso. Attenzione. Oh, wow. Attenzione. Siamo infetti. Siamo infetti, porca di quella puttana. No! Jill, sopravvivi. Oddio, sei quasi più gnocca così. Stai soltanto marcendo, però sei ancora in tempo per essere... Insomma. No, Jill, non fare... Jill, non fare cazzate. Jill! Ah, corpun de cor... E qua ci stavo. Attenzione, ci siamo svegliati. Era un incubo, ok, meno male.
doppiato in italiano, ma stavolta ho tolto i sottotitoli, però non lo so, quasi quasi li rimetto, non si sa mai, magari parliamo sopra qualche dialogo. Li rimettiamo, non si sa mai, parliamo sopra qualche dialogo, almeno non perdiamo il filo. Allora, intanto, per quello che so, Jill fa sempre parte della star, no? Un po' come Leon, semplicemente Jill è già un grado più alto. Quindi questo qui è reale, non è che cambia tanto, è sempre una merda più o meno. Altri tre giorni, poi dirò addio a questa città. Altri tre giorni, quindi me ne vado da raccontare. Qua è rimasto sempre uguale. Qua c'è della pizza, incredibile, ma non si può accendere la luce, non hai della luce in casa. Qua c'è una nota sul muro, ma non posso vedere. Posso aprire il frigo? No. Ma c'è sempre l'acqua aperta, però. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Oh, non c'è più niente. No, non è arrivato. Ehi, chi ha chiuso? Accendi la luce. Però mi sembra che stiamo rivivendo la stessa cosa. Attenzione. Vabbè, hai finito di guardarti? Sei gnocca, basta. Chiudi l'acqua, dai, che l'acqua si paga. Oh, ah, ok. Ah, meno male, mamma mia, meno male. Preferisco Resident Evil in terza persona, onestamente. Che diavolo è? Sarà la pizzeria. Ok, dobbiamo prendere il telefono, ma prima di prenderlo vorrei controllare. Magari qua dimentichiamo qualcosa, adesso che è tutto più interagibile. Ok. Ah, ma potevo accendere la luce, vaffanculo. Cos'è? Appunti sulle indagini. Questo è il palazzo della Umbrella. Ok, la Umbrella è un'azienda farmaceutica nel settore ricerche focalizzate sullo sviluppo di armi a scopo militare. Vabbè, diciamo che l'azienda farmaceutica è quello che usa la Umbrella per mascherare, no? Quello che fa. E poi in realtà fanno ricerche sullo sviluppo di armi a scopi militari effettuate sotto la facciata di aziende farmaceutiche. Esatto, ecco. Sviluppa armi biologiche in segreto. Diffusore del virus T dai laboratori sui monti Arklay, causa dell'incidente alla Villa Spencer, dove è ambientato Resident Evil 1. Collisioni con i vertici della città di Raccoon City, ingenti somme di denaro donate al sindaco Warren, controllo e influenza su tutta la città. Questo qui l'avevamo già capito da Resident Evil 2, che la Umbrella, diciamo, comanda tutta la città. Oh, hai rotto i coglioni, telefono di merda. Messaggio da un collega per Jill Valentine. Ehi, fenomeno, come te la passi? Non riesco ancora a credere che Iron ti abbia sospesa. Iron era il colonnello degli Star. Dovrebbe piuttosto darti una medaglia per essere uscita viva da quell'inferno a luglio. Comunque, immaginavo che avresti continuato a ficcare il naso. È successo tutto così in fretta. Vorrei continuare a tenere un basso profilo per la mia sicurezza. Spero tu non ce l'abbia con me per questo. Gli Star erano l'orgoglio del nostro corpo. Quando il capo ci ha sciolti, ho davvero pensato che sarei rimasto disoccupato. C'è la voce che stai per lasciare Raccoon City. Immagino che tu non abbia preso bene questa cosa della sospensione del servizio. Promettimi solo che starai attenta. La Umbrella non se ne starà di certo con le mani in mano mentre cerchi di trombarti lì, mentre cerchi di combattere la loro organizzazione. Ripeto, guardati le spalle, Jill. Da Brad Viker della Star, team dell'Alfa, vabbè, su. Attenzione. Bravo, diglielo, che a fare quando ci sbatto un decorno a sto telefono. Lettera non inviata. Sono prigioniera nella mia stessa casa. Vedo spesso gli uomini nell'edificio dall'altra parte della strada osservarmi dalle loro finestre. Li avrà mandati Iron? O sono dell'Umbrella? Non che questo faccia molta differenza, in realtà. So che stanno cercando di fare. Vogliono sfiancarmi mentalmente, tormentarmi. Ci stanno riuscendo. Ho perso l'appetito e anche il sonno. Sento che sto impazzendo, mi sento come un morto che cammina, molto ironico nel contesto. Andrò via di notte, tra 5 giorni, augurami buona fortuna. Questa è una nota che abbiamo scritto noi, evidentemente siamo tormentati, stiamo passando un periodo di merda. Oh, prendiamo sto telefono perché veramente... Puoi richiamare più tardi? No, evidentemente non gliela dà mai la segreteria. Stai bene? Brad, cosa c'è? Ah, Brad, senti, quello che ci ha mandato il biglietto. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo, vattene via da lì! Ora, subito! Ok, ah, ma che cazzo è successo? Oddio! Sono cagato! Vabbè... Il Nemesis! Così? Ah! Oddio, e ora? Jill, penso che non si faccia un cazzo così! A occhio! Madonna! Porca puttana. Oddio, che cazzo faccio? Jill ha appena rotto un muro, per cortesia. Che cazzo era quello?
Vai via, qualcosa di brutto. Oddio. Raga, questo ci incula male. Io ve lo dico. Vai, Jill. Scappa. Guarda, non c'era bisogno che te lo dice. Vai via. Porca puttana. Signore, si tenga forte. Ma cade prima o poi? Mi sa che non cade. Vabbè, sti cazzi. Ma quello mi insegue. No. Mi sa che è caduto il buon uomo. Ok, vado di qua. Oddio. Mamma mia. Oh, ma già parte così movimentato. No. Aspetta che la posizione non è delle migliori. Per cortesia tenga quella cosa lontana dal mio culo. Dai, ti prego. Ah, attenzione. Mamma mia, ma è fantastico. Chissà dove è ambientato Resident Evil 3, raga. Io non so nulla di sto gioco. Oddio. Però abbiamo aperto la porta. Guardiamo il lato positivo. Bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Cos'è? Pianta rosa. Vabbè. Abbiamo pianta multicolore. Oddio. Vabbè. Un po' esagerato. Gil per cortesia. Mamma mia, ma questo qui è un bestione, raga. Ma stiamo scherzando? Oh cazzo, corri per cortesia. Corri. Cioè, raga, si è tirato una casa questa. No, non vorrei dire. Mamma mia. Quanto è fatto bene, raga. Quanto è bello. Lascia la città. Jill, da questa parte. Chi cazzo sei? Brad. Ah, Brad, è lui? Stai bene? Ma insomma, c'è Godzilla che mi segue, ma vabbè. Non ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu? E io me la squadro. Guarda Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Beh, non ha tutti i torti, in effetti. Oddio, un pelato. Era proprio un pelato. Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Molto peggio di altri. Wow, raga. Ehi, aspetta! Siamo qui! Ok, posso correre? Che è successo? Vado di qui. Mamma mia, qua c'è il bordello. Infezione a propagarsi così. Già l'infezione, quindi è arrivata. Stai attento! Fred, porco di quel cane, non vedi che sono tutti malati? Guardali lì. Quanti cazzo sono? Oh cazzo, io li evito. Fred, per cortesia. Ah, corpo de corna. Oh cazzo. Vai, prendi, resisti. No, che cazzo ti ho detto di resistere. Finché è stato mosso. Dobbiamo andarcene, Brad. Avanti, Jill. Sappiamo come finirà. No, ti prego. Siamo ancora una squadra. Certo. Allora non mandare tutto a puttane come me. Vai. Guarda come mi ha spinto. Vabbè, si è sacrificato. Vabbè. Un gesto molto eroico. Perdono. Cazzo, ma fatemi vedere una cosa. Io non posso fare niente per adesso. No, non posso fare niente. Cos'è? C'è un polizio. Oddio, la pistola. La pistola. Ma quale scusa più cazzo? Prendi la pistola, vai a cagare. Oh cazzo. Vabbè, ma sti cazzi, possiamo andarcene. Evitiamo i colpi, abbiamo solo 5 proiettili. Mamma mia, guarda quanto è figo. Bello. Oddio, attenzione. Che, mi posso abbassare? Ah, vabbè, passa e basta. Vediamo quante cose sono cambiate anche dal 2. Sono curioso di vederlo. Buon Giorgio. Sta scendendo. Ah, mi ha visto. Ok, dobbiamo raggiungere il tetto del parcheggio. Ci ha visto l'elicottero. Ma che cazzo vuoi? Un elicottero sta venendo a salvarci. Salvarci? Io non mi muovo da qui.
parcheggia qui vicino. Possiamo andarci insieme. L'unico posto sicuro è qui dentro. Ma vai a... Vuole dirmi come si chiama? Non posso lasciarla qui. Sono Dario Rosso. E non mi fido di te. Scommetto che vuoi solo fregarmi il rifugio. Ah, vai a cagare. Cos'è? Oddio. Ah, ho proiettili 9 mm. Ah, fatemi vedere. Bello, bello, bello l'inventario come l'hanno fatto. Quindi noi abbiamo il pugnale. Però che non c'è la barra. È infinito? Non penso. Però comunque 7 colpi fin qua molto bello. Ho messo pure il reticolo, diciamo, il puntatore verde. Molto più figo. Comunque andiamo avanti. Oddio. Mamma mia, quanto a me sto cane, raga. È alto. Dio, guarda lì. Mamma mia. Allora, io ovviamente, raga, ho 12 colpi. Non li voglio sprecare. Fatemi vedere una roba. Se io faccio esamina. Pistola G19. 9 mm, 15 colpi. Quindi non è manco carica al massimo. Ne abbiamo 12. Guarda lì. Vai, 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 vai. Oh, cazzo. Beh. Un classico, un classico. Tiraci una bottiglia. Ok, siamo nel parcheggio intanto. Lei è bellissimo. Non so se le hanno mai detto. Lei è un uomo stupendo. Mamma mia, guarda che bella l'ambientazione. Mamma mia, come Resident Evil, c'è poco da dire. Vai. Porca madonna. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Forse posso evitarlo. Oddio. Sì, evitiamo. Sparmiamo i colpi. Porca puttana. Dai, 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 dai. Allora, secondo me, intanto l'inquadratura culo è qualcosa che lascia desiderare, no? Però secondo me abbiamo fatto bene, perché questa qui magari è una fase dove di norma si tende a spararli sti zombie, invece noi abbiamo 12 colpi in più. Ok, arriviamo, arriviamo, arriviamo. Ok, quindi ce ne andiamo con l'elicottero. Andiamo. Ce ne andiamo con sto cazzo. Minchia, ancora lui. Buon uomo. È sempre pelato, è un pelato, vai tranquillo. Vai tranquillo, non aver paura. Accendi questa macchina. Aspetta, vai veloce. No, no. Cazzo, è classica scena. Dai. Ok, attenzione. Veloce. I filmati interattivi è una novità comunque. Tieni premuto. Vai, 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 vai. Oddio. Ma siamo nella merda, raga. Mamma mia, ma che cosa sta succedendo in 20 minuti? E lui è vivo. E secondo me è anche più incazzato. Leggermente più incazzato rispetto a prima. E dai, dovrà succedere qualcosa. Vabbè. Mica mai immortale questo, raga. Sono morto. Ehi, tronzone. Oddio. Ma veramente? Ma ehi, tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Carlos. Coraggio. Andiamo in un posto sicuro. Chi cazzo sei, Carlos? Tra l'altro non è morto, semplicemente l'ha stordito un po'. Ma da notare che si esce qualcosa dal braccio, ha fermato il missile, raga. Forse. Forse. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Non ti allargare. Capisco. Abbassa le mani. Facci minchia. Diglielo, diglielo G. Ma noi non possiamo già aprire la mappa. Oh, la mappa. Vabbè, lo sappiamo. Allora, quindi la mappa funziona esattamente, penso, come su. Come sul 2. Ci tocca fare un giro. Cosa diavolo era quel mostro?
Non lo so, mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Che sarebbe eliminare... Per niente, è tutto tuo. Sarebbe eliminare quelli come noi, degli Star. Sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche della Umbrella, UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo? Ehi, ehi, ehi. Cosa vuol dire? Ti hai rotto i coglioni. Sei libera di non fidarti, ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Non ho altra scelta, guarda. Avanti, da questa parte. Piano, caro Rigo, con tutte queste gesticolazioni incredibili. Attenzione, mica un montante mi stava facendo, raga, per indicarmi di venire con lui. La mappa com'è che si apriva velocemente? Eccola così. Porta chiusa, bello, bello proprio. Che bello. Che si è finito il primo Resident Evil, cioè io ho finito Resident Evil 2 così a malincuore che si era finito e ora ne rinizio un altro. Bam. Tanta roba. Chi cazzo è questo capitano. Qui? Minchia, capitano, attenzione. Alla signorina serve aiuto. Secondo me non gli stiamo simpatici, eh? Io la butto lì. Non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah. Ok. Qual è la situazione? Una minchia. La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Non vi preoccupate, ci sono io a fare tutto il cazzo di lavoro, come ogni Resident Evil. Voi non farete mai un cazzo. Va bene. Ci sto. Perfetto. Ma è per loro che lo faccio, non per voi. Hai capito. Beh, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Grazie, Jill. Ok, superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Attenzione, mi piace il carattere di Jill. È proprio... Oh, stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai i rifornimenti. Perfetto, questa è l'unica cosa buona che mi hai detto da quando sono qua. Al piano di sopra ci sono dei rifornimenti e io direi di andare. Però non qui, ma nel prossimo episodio. Ah, ma tra l'altro lui è ferito. Oddio, che cazzo, ma gli stai spruzzando i coglioni, scusa. Ma che cazzo significa, scusa? Prende lo spray medico e gli spruzza i coglioni. Ma vabbè. Signori, noi per questo primo episodio di Resident Evil 3 Remake ci salutiamo qui. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove andremo avanti appunto nella storia, sperando che Carlos finisca di spruzzare il deodorante ai coglioni di qua, del capitano. Alla prossima, ciao belle mie.